La presa della sede degli zar fu il momento simbolico culminante e al tempo stesso l'azione decisiva per la rottura dello stato di cose esistenti in Russia alla fine del 1917 e per l'instaurazione del potere bolscevico. Se è evidente che questa azione ebbe caratteri militari, non è possibile ridurre tutta la complessa rivoluzione russa a questo evento, né d'altro canto vedere la vittoria di Lenin come risultante del solo colpo di mano dell'ottobre, novembre secondo il calendario occidentale. Si perderebbe così di vista l'eccezionale processo di disgregazione dello Stato zarista, il parallelo movimento di organizzazione sovietica dei soldati, dei contadini e dei lavoratori dell'immenso impero e la complessa dialettica dei partiti e delle correnti rivoluzionarie.